stata presentata questa mattina in piazza Macchia di Isernia la quarta edizione della Macchia in Corsa, evento podistico curato dalla Free Runners Isernia, ed in programma domenica pomeriggio la kermesse, patrocinata da Comune Proloco, si snoderà lungo il tradizionale circuito nel centro storico cittadino. È stata un'estate ricca di eventi, ricca di manifestazioni. Abbiamo lavorato molto su vari settori, sia quello culturale, quello musicale, quello degli eventi sportivi. Quello di domenica sarà un grande evento sportivo che però tocca anche altri argomenti e noi siamo particolarmente contenti di poterlo ospitare. Non solo, la rassegna ricorderà quest'anno il compianto Antonello Siravo, con un premio speciale che andrà al runner più giovane arrivato al traguardo. Quest'anno è una manifestazione, più che una manifestazione è una festa, e noi la intendiamo in particolar modo come festa del ricordo, perché commemoriamo un nostro carissimo amico che è stato uno dei fautori dell'organizzazione di questa gara, prematuramente scomparso nel 2019, che ha lasciato un vuoto enorme nei nostri cuori, e oggi proviamo a condividere questa la gioia del ricordo con una comunità intera. Oltre all'aspetto podistico, peraltro, pomeriggio e sera saranno all'insegna di diversi momenti di aggregazione. Siamo molto contenti di ospitare a Macchia la Macchia in Corsa, e come Proloco cercheremo di dare tutto il nostro supporto, il nostro aiuto, anche con la merenda dell'atleta, che ci è venuto in mente di ricreare quella che era la vecchia merenda di un tempo con pane e pomodoro. Quindi staremo vicino agli organizzatori della Free Runner, anche con la gestione del settore giovanile. Quindi sono tutte cose importanti che confluiscono in un unico grande evento che ha un carattere